Maria Angela Pire, noi ci occupiamo adesso dell'industria tecnologica italiana, una crescita del 4,2% per l'elettronica, una sostanziale stabilità per l'elettrotecnica. I dati sono quelli resi noti dalla Federazione ANIA, la federazione che rappresenta le aziende del comparto dell'elettronica e dell'elettrotecnica di Confindustria. Siamo in compagnia del presidente Giuliano Busetto. Grazie per essere con noi. Grazie a voi, buonasera. Allora le chiedo subito quali sono i primi segnali con cui si è aperto il 2017. Che cosa c'è di diverso rispetto a quando ci siamo visti l'ultima volta, quindi al 2016? Beh, direi c'è un mood positivo dovuto prevalentemente anche all'industria manifatturiera, quindi al piano del governo Industria 4.0, che ha creato molta attenzione, molto entusiasmo, effervescenza, soprattutto sul mondo manifatturiero. Quindi abbiamo visto come l'inizio dell'anno è stato caratterizzato da un incremento sul mercato domestico di ordinativi, soprattutto nel comparto macchine, macchine utensili, macchine automatiche. E questo ha portato anche una crescita dal punto di vista delle tecnologie che servono per movimentare queste macchine. Ricordiamo il dato, l'incremento degli ordinativi che sono quasi il 53%. Qual è il dato degli ordinativi, dell'incremento? Beh, noi abbiamo fatto un'indagine, sì. Soprattutto per alcune aziende significative all'interno del comparto. Vorrei anche ricordare che ANIE comprende 1300 imprese elettrotecniche, elettroniche, abbiamo anche i contractor, però abbiamo selezionato un centinaio di aziende significative per i vari comparti che noi copriamo e abbiamo chiesto loro qual è il sentiment del primo semestre 2017 che sta per terminare rispetto al 2016, e quasi il 65% delle società ha dichiarato di vedere dei numeri in sensibile crescita. Questo mi sembra, certo, mi sembra un dato estremamente significativo. E cosa vi aspettate dal piano Calenda? Dal piano Calenda ci aspettiamo il traino su alcuni comparti. Noi come Casa delle Tecnologie copriamo tutte e nove le tecnologie caratterizzanti il piano 4.0 e quindi ci aspettiamo certamente un forte incremento per quanto riguarda l'elettronica e l'industria. Ma non solo, perché incontrando anche le grandi imprese committenti, quindi parlo di Enel, Terna, le ferrovie, altri comparti che noi seguiamo, i trasporti ad esempio, oppure la ripresa anche nel settore energetico e direi tutto ciò che riguarda anche le infrastrutture, vedranno, pensiamo, dei segnali positivi nel corso dell'anno 2017. Le dice che in questo momento il diktat più che mai deve essere la trasformazione digitale. Questa può essere davvero la chiave per far sì che la crescita nel settore manifatturiero continui in Italia. Quando parla di trasformazione digitale, a cosa si riferisce nello specifico? Ma se parliamo di industria manifatturiera è molto chiaro, e cioè l'integrazione tra l'elettronica, l'automazione, la meccanica e l'ICT. Una volta erano mondi separati che partivano dalla progettazione di un oggetto dal punto di vista meccanico, dal punto di vista di disegno, poi la definizione delle linee necessarie per costruire quel componente e poi si pensava all'elettronica intesa come automazione di controllo. Oggi invece i tre mondi sono integrati e questo consente alle imprese di avere sotto controllo una grande flessibilità dal punto di vista produttivo, una capacità di ridurre il time to market, che quindi renderà l'impresa sempre più competitiva nei mercati internazionali, e poi l'efficienza produttiva accompagnata anche dalla sicurezza sia in termini di persone, i lavoratori, ma sia in termini anche di gestione dell'informazione, la cyber security, che è un elemento imprescindibile per il controllo e la protezione dell'intellectual property di un'azienda. A questo riguardo, magari anche con questa finalità, avete deciso di costituire il comitato ANIE Digitale. In sostanza, quali sono i compiti precisi che dovrebbe avere il comitato, come l'avete immaginato? Certo, abbiamo immaginato perché all'interno delle 14 associazioni, nei comparti energia, industria, infrastrutture e trasporti, la digitalizzazione è un elemento vitale, imprescindibile, abbraccia tutto. Abbiamo sentito prima anche di quanto è successo per esempio a Torino, dove si è parlato di un'iniziativa legata alla digitalizzazione nell'edificio. Ecco, abbiamo pensato e ritenuto che sovra
le nostre strutture, fosse necessario creare un comitato di digitalizzazione per portare sinergia, per portare soprattutto conoscenza sulle quattro tematiche di cui appunto ho appena detto, dell'importanza della digitalizzazione che andrà a trasformare i processi all'interno delle aziende, indipendentemente dal comparto. Quindi abbiamo una forte spinta nel settore dell'edificio, ad esempio, per quanto riguarda la digitalizzazione. L'industria abbiamo appena parlato. Nell'energia in termini di smart grid è un nuovo modo di considerare il mercato elettrico e non ultimo anche nell'aspetto dei trasporti, perché la digitalizzazione oggi guiderà proprio la mobilità integrata. Ci aggiorneremo allora nel corso delle prossime sedute, così ci racconterà le novità sul comitato ma anche come procede l'industria elettroelettrotecnica. Grazie Giuliano Busetto, presidente dell'ANIE. Grazie a voi. Grazie per essere stati con noi.